Sì, ho un canale YouTube. Come si chiama? Brando Funivie Ferrovie. Ciao, grazie. Ok, vai, strada sulla cabina gialla. Vai. Il giallo mi piace. Porta fortuna. No, vediamo se ci via a Campo le Cune. Le porte si chiudono adesso. Sì. Monte qua tenditrice. Siamo di nuovo sulla cabinovia Castellir, Le Fassane, La Morea, a Bellamonte, frazione di Predazzo, Leitner 2016, che sostituisce due seggiovie quadriposto Leitner di anni separate. La prima è che la Castellier Le Fassane, che era Leitner del 95, invece su questa linea c'era una Leitner del 1998, e prima ancora c'era, no, forse la vecchia Castellier Le Fassane era prima ancora qui prima ancora c'erano due seggiovie biposto Nasciverra, una delle quali si trova ad Artisina. Queste sono, come sempre, cabine di modello Sigma Diamond da 10 posti con porta sci esterno. Non riesco a abbassare i finestrini, va? Oh, semino, si rinfrescano. Perché queste, come sempre, come sapete, d'estate le cabinovie e anche i funivie sono dei forni. Specie quando c'è le giornate col sole, poi vabbè, quando c'è brutto tempo, allora tipo anche se è nuvoloso, non piove. Cioè, adesso che siamo dopo la fase dell'emergenza sanitaria, dopo il Covid, quindi diciamo che pian piano stiamo già tornando quasi alla normalità. Ah, qui sono i vari colori. Questa è particolare pure, questa cabinovia, perché è molto anche importante, perché è il secondo accesso per la schiaria della Pelusia. Questo è il versante della Val di Fiemme, dove c'è la Campo le Cune e Val di Fassa, che comprende ovviamente poi la Piavac e la Ronchi Valbuona le Cune che ho preso prima.
Poi questa cabinovia anche è famosa perché c'è il Giro d'Ali, che è un percorso per, diciamo, per famiglie e bambini. Ecco perché questa è importante, ecco perché questa va in estate. Poi ovviamente in inverno qua è tutto neve e ci sono anche gli sciatori. Invece questa pista non è tanto... Non pende tanto, eh. È bello facile, facile. Prima ho fatto a piedi un pezzo. Prima ho fatto a piedi di là. Un piccolo tratto della pista più avanti. Stazione intermedia. Motrice con motore Lightner Direct Drive. Eh sì, motore Lightner Direct Drive questo. Le porte si aprono ora. Quindi qui ho, bisogna scendere e salire dall'altro lato. Quindi qua è come... qui è stessa cosa come Ronchi. Sì. I tecnici. Magazzino cabine. Andiamo su questo, dai. Beh, qua... Vabbè, dai, riprendo da questo lato. Ecco, dati tecnici da Castellina delle Fassane. Aspetta, andiamo da qua. Andiamo da fuori, va? Allora, le porte si chiudono adesso. Già motrice e siamo di nuovo sul primo tronco. Siamo di nuovo sul primo tronco. Castellier Le Fassane, Lightner 1016 che sostituisce ovviamente a quadriposto Lightner del 95. Questo è il Giro d'Ali, parco giochi. Giusto, faccio vedere a Carla perché queste cose piacciono. Saluto ovviamente Carla Strobix che sicuramente guarderà questo video. E poi saluto ovviamente Tom Perfumi e Ferro. E poi saluto tutti gli altri amici appassionati di impianti a fune. E ovviamente anche di ferrovie.
qui arrivava l'acqua di riposto Leitner del 95, qui sopra, e qui invece partiva l'acqua di riposto del 90, del 98, quello che poi ho preso al Ciampacci. Beh, su questo lato c'è vento, eh. Dal lato dove stavo prima, al lato di della Val di Fassa, lì verso Moena non c'era proprio, non c'era nessun vento, cioè c'era pochissimo vento, poco. Ma qua si sente che ce n'è di più. Dai, pure oggi la giornata è bella, eh. C'è il sole. No, non sta portando brutto tempo, dai.
Allora, la vecchia seggiovia saliva. Non mi ricordo. Ah, forse saliva di qua. No, forse da questo lato saliva. Però arrivava verso. Non è che passava forse in mezzo a questi alberi? No. Non credo. Faceva un'altra linea, faceva. Ah, siamo ritornati a valle. Porte si aprono adesso. Arrivederci col prossimo impianto.